42esima polisportiva Panza, si parte! L'evento, organizzato per la prima volta dall'Associazione Culturale Giovanile Moveo, ha preso il via ufficialmente mercoledì 18 luglio con la proiezione della pellicola Viaggio tra le nuvole. La serata, condotta dal giornalista Alessandro Mollo, ha riscosso il consenso del numeroso pubblico, che non ha distolto per un attimo lo sguardo al maxischermo, rapito dal film della PAF. Il primo ad essere stato invitato sul palco è Francesco Schiano, il vicepresidente della Moveo, che ha ricordato l'organizzazione della polisportiva. Allora, le gare più importanti sono essenzialmente quella lì di nuoto, che è la gara Sant'Angelo Sorgeto, che si farà il 30 luglio, una delle prime poi, dedicata a Salvatore Di Scala, che era proprio uno dei nostri componenti più attivi che si impegnava per questa gara di nuoto, e quindi abbiamo voluto dedicare proprio questa gara alla sua memoria. Poi il torneo di calcetto dal 23 luglio, Memorial Don Cristoforo Di Scala, al campo sportivo San Leonardo. Poi la gara di la maratona qui per Campo Tese e per la Scannella, sono 3, 6 e 9 km. In più c'è la gara per i più piccoli dal parcheggio fino alla piazza, quindi ce ne sarà per tutti sabato 18 agosto. E dedicata questa qui a Pino Castiglione, altro amico che ci ha lasciato qualche anno fa. Le altre gare invece che abbiamo in programma sono i giochi qui in piazza, ovviamente Tiro alla Fune, Corsa nel Sacco il 13 agosto. Abbiamo due serate, una il 16 con la Salsicciata e il 19 invece c'è anche Miss Panza e le Eliminazioni, quindi un po'. Come raccontato allo stesso Schiano, la Moveo promuoverà anche il decreto anticasta, nonostante il mancato consenso dei poteri forti. Stamattina abbiamo un piccolo impro qua al comune, perché volevamo mettere anche noi un banchetto qui in piazza, anzi lo faremo, per raccogliere le firme che si stanno raccogliendo in tutta Italia per l'abolizione dei privilegi ai parlamentari. Un po' famoso referendum anticasta dunque. Un po' di problemi, anche perché, come ci avevano detto già, anche negli altri comuni si stanno incontrando molte difficoltà, anche se si può firmare in tutti i comuni, ma gli stessi comuni fanno un po' di difficoltà perché ovviamente c'è un po' di interesse anche per loro, la casta inizia dal basso e poi parte verso l'alto ovviamente, e quindi dopo un po' di peripezie poi siamo riusciti a piano piano a ottenere a strapparci, diciamo, le firme giuste, grazie tutto a Emanuele Coppa, devo ringraziare lui in particolare per oggi, è stato 3 ore sul comune, pure 4 forse. E quindi poi ci troverete durante l'estate col banchetto qui per le firme di questo referendum, che comunque è importante per smuovere le coscienze, diciamo. Successivamente sono intervenuti i due presidenti della PAF, Ambrogio Castaldi e Agostino Pulito, per raccontare il loro film Viaggio tra le nuvole. Film di pensiero, perché secondo me oggi è un'epoca dove ci siamo lasciati un po' andare, il fatto che si pensa allora e ci sfugge un po' quello che è dietro. Penso, faccio un paragone un po' irriverente con il Rinascimento, che è stata un'epoca dove ci si è fermati, si è guardati indietro e si è sviluppato quello che poi si è sviluppato. Ma questo è un paragone troppo grande, vale per Fellini, per altri che a un certo punto hanno preso dietro. Il paragone è questo con la Moveo, che ha fatto due operazioni molto importanti. Un film pensiero, dunque, ispirato dall'Iccaro Menonippo di Luciano di Samosata, è realizzato negli anni '80 con mezzi molto diversi da quelli impiegati nei giorni nostri. Praticamente niente, zero. Io ho fatto anche qualche particina in questo film, perché ero intento alle riprese, accendevo la telecamera, poi scappavo, andavo avanti alla telecamera, recitavo e poi andavo anche a spegnerla. Vediamoci, insomma. Dopo il ricordo degli amici scomparsi, Tommaso Listoro e Tonino Polito, la proiezione della pellicola. Un'ora, o poco meno, per rivedere l'isola che fu, ma anche per rendersi conto di quanto l'idea della PAF, messa su pellicola negli anni '80, sia ancora oggi di grande attualità. Il pensiero di Mario Miragliuolo, tra gli attori del film, conclude la serata. Nella società moderna è importante coltivare l'arte, il sogno, insomma le cose, tutte le cose che arricchiscono lo spirito, perché penso che a livello di beni materiali, insomma, non ci manca niente, forse la crisi dovuta
principalmente proprio a questo, visto che c'è troppo benessere a livello materiale, poi la gente magari non sa nemmeno bene come passare il tempo libero, insomma che fare, alla fine dovremmo puntare anche a questo, ad insomma, quelle attività che arricchiscono lo spirito, oltre che diciamo procurarci il necessario per vivere. E dal lunedì 23 partiranno ufficialmente le competizioni con il torneo di calcetto al quale parteciperanno ben 8 squadre. Sarà il calcetto solo la prima tra le tante discipline a tenerci compagnia in questa lunga estate all'insegna dello sport. Listen to your dad, this is our motto, your time to shine.